Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Oggi vi spiego come far soffocare di meno la RAM e soprattutto aiutare anche il nostro sistema operativo a renderlo meno inutilizzabile per il fatto che questo sistema di nome Superfetch, che da noi non è altro che una ottimizzazione, molti esperti dicono che è una bella tecnologia. Io mi sono informato e ho visto che molte persone dicono che è un meccanismo invasivo, nel senso che se c'è questa cosa su un hard disk, sfrutta furiosamente e di continuo il disco. Invece, se avete un sistema operativo installato su un SSD, lo rovina soltanto. Quindi, in questo caso, oggi non solo vi aiuto a velocizzare un po' le RAM, diciamo, migliorarle un bel po', vabbè, migliorarle un po', ma anche come aiutare il sistema operativo, ma anche come risolvere l'utilizzo elevato della memoria RAM. Allora, innanzitutto dirigiamoci facendo tasto Windows più R, Roma, oppure scrivendo regedit proprio qua e facciamo ok. Sì? Ora, ci sono due metodi per risolvere questa cosa. Noi li faremo tutti e due, ok? Quindi andiamo su Systeem, scendiamo un po' giù fino a trovare Systeem, Control Set, Service, scendiamo un po' giù fino a trovare la cartella NDU. Andiamo su Start e qui da 2 scriviamo 4. Ok, un altro metodo per fare questa cosa si dovrebbe fare su qua sopra, un attimo che lo trovo, facendo così, service.msc, però qua sopra non sono riuscito a trovare questo superfetch perché innanzitutto in italiano sarebbe un'ottimizzazione. E io non l'ho trovata, a me non c'è proprio questo servizio, non capisco perché. Quindi, se chiudiamo questa scheda, possiamo fare tutto su Regedit. Adesso vi faccio vedere una cosa. Andiamo su Control. Control Set. Control Session Manager. Dove sta Session Manager? Session Manager. Poi memory management, eccolo qua, prefetch, il parametro. Andiamo su enable prefetch, come cavolo si chiama, e mettiamo, se a voi c'è scritto 2, 4, 5, 6, mettete 0 per fare in modo di disabilitare, per dare un valore. Ad esempio, adesso vi faccio un attimo capire una cosa. Allora, su 0 significa che è disabilitato. Su 1 invece abilita solamente il lancio di applicazioni, su 2 invece il boot e 3 invece sia per il boot che il lancio di applicazioni. Ok? Quindi è una cosa molto buona per i vostri sistemi operativi Windows 10, Windows 11, Windows 8, 8.1. E niente, ragazzi, è come se stessi, non so, facendo una vera e propria pulizia, dando anche una mano al sistema operativo, ok? E quindi, se questo video vi è stato utilissimo, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ti consiglio di iscriverti al canale, attivando anche la campanellina e di lasciare like. Noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!